vicecampione del mondo con Sacchi. Partiamo dall'azzurro, 8 partite in nazionale, non hai sbagliato niente in quel mondiale lì, l'ho registrato perfetto. Non hai sono stato... No, sono stato perfetto proprio perché non ho mai giocato. Allora, Wikipedia recita 280 partite e 29 gol hai fatto. Sì, devo dire che io sognavo abbastanza. Un libro che faceva gol, cioè, voglio dire. Sì, infatti tutti quelli che incontro mi dicono quando ti avevo il fantacalcio io ti prendevo perché ero un difensore atipico in quanto i miei 4-5 gol a stagione li facevo. Lorenzo Minotti, eccolo qua Lorenzo, ex calciatore, dirigente sportivo, commentatore TV, sottolinea io da addetto ai lavori, eccellente commentatore televisivo, ce l'avevi nel DNA, vice campione del mondo con Sacchi, partiamo dall'azzurro, 8 partite in nazionale, vice campione del mondo, non hai sbagliato niente in quel mondiale lì, l'ho registrato perfetto. Non hai No, sono stato perfetto proprio perché... non ho mai giocato, no, a parte la battuta per me. Guarda, vedi, che si può vedi Lorenzo, noi giriamo la frittella, l'ho fatta diventare una cosa positiva. Certo. Hai visto? No, io ti arrivo a dire che appunto è forse no, è l'unica competizione in cui non ho giocato, alle quali partecipavo in una squadra, però devo dire che è uno dei ricordi più belli che ho, perché effettivamente il mondiale rimane dentro, è il massimo per un calciatore, calcio al massimo livello e senti l'atmosfera che c'è, l'attenzione è veramente qualcosa di speciale. Oggi sentivo un intervento di Lippi a Sky dove diceva appunto che lui quando ha vinto la Coppa Campioni con la Juve andava in giro, tutti lo conoscevano, lo cercavano, ma dopo aver vinto il mondiale non c'era un angolo del mondo dove lui potesse andare e non lo riconoscessero. Innanzitutto parto con un suggerimento che ci sta seguendo e a tutti gli appassionati di calcio più giovani, andate a vedere qualche partita e riguardatevi come giocava Minotti, perché vi assicuro che c'è qualcosa veramente da imparare. E lo dice uno che di tecnica e di calcio non capisce niente, però quando vedevo Minotti capivo che eri capace di giocare a pallone. Andiamo alla tua carriera, Cesena, Parma, Cagliari, sei stato un po' in giro, voglio dire, però Parma, 10 anni bellissimi della tua vita, cosa ti hanno lasciato, oltre che tanti trofei? Ma sicuramente Parma è stata la tappa più importante della mia carriera e quella che mi ha regalato più soddisfazioni, perché io sono arrivato lì quasi per caso, in un mercato di riparazione, allora sì, il mercato si faceva a novembre, io ero militare, partì dopo una telefonata che mi arrivò in caserma, devi andare al calciomercato perché ti mandiamo in prestito a giocare. Io ero convinto di andare a Barletto a Modena, improvvisamente mi sono trovato in una stanza di albergo con Ernesto Ceresini e Sogliano, che allora era il direttore sportivo, proprio rimasi senza parole di dover andare a Parma. Era stato esonerato Zeman proprio qualche giorno prima, quindi avevano bisogno di un ruolo come il mio. Io giocavo libero, quindi per una situazione tattica diversa, e da lì poi non me ne sono praticamente più andato, perché 2-3 anni di Serie B dove il Parma era una squadra che aveva come obiettivo quello di far crescere dei giovani per poi venderli e mandarli a giocare in Serie A, poi invece dopo qualche anno ci siamo ritrovati in Serie A e a giocare da protagonisti. Allora, Wikipedia recita 280 partite e 29 gol hai fatto. Sì, devo dire che io sognavo abbastanza. Un libro che faceva gol, cioè, voglio dire. Sì, infatti tutti quelli che incontro mi dicono quando ti avevo il fantacalcio io ti prendevo perché ero un difensore atipico in quanto i miei 4-5 gol a stagione li facevo, sia perché sfruttavo le palle inattive, cioè andando a saltare sui corner e sulle punizioni laterali, e qualche gol l'ho fatto anche su punizione diretta. Allora, fra un po' torniamo a parlare di calcio, adesso ti devo far fare una riflessione su questo momento, perché sai, tutti noi avremo voglia di tornare al mare, tutti avremo voglia di tornare da Fantini, dove andiamo spesso, dove ci vediamo d'estate anche con te e con Arrigo, ma ci torniamo, ho fatto la stessa domanda a Arrigo, prima la faccio anche a te, ci torniamo al mare? Sì, dai, ci dobbiamo tornare presto anche, speriamo. Ma io credo che ci torneremo già da quest'estate.
è ovvio che dobbiamo metterci in testa che ci torneremo in maniera diversa, quindi sarà un approccio completamente diverso, usufruiremo della spiaggia, dei servizi di Claudio in maniera diversa, però è anche vero che i romagnoli nei momenti di difficoltà sanno inventarsi e tirare fuori il meglio, e quindi tutti quelli che gestiscono gli stabilimenti, i ristoranti, qualcosa si inventeranno. È ovvio che non dobbiamo dare nulla per scontato, dovremo avere molta pazienza, però io credo che solo il fatto di poter passeggiare, di farci qualche bagno e di poter prendere il sole sarà già un grande risultato e sarà bello per tutti. Una Coppa Italia nel 92, una Coppa delle Coppe nel 93, una Supercoppa, una Coppa UEFA nel 95. Qual è la gioia più grande che hai provato nella tua carriera, Lorenzo? Ma guarda, le vittorie, secondo me, per quando sei uno sportivo e hai degli obiettivi, ti lasciano tutto qualcosa di unico e indimenticabile, quindi non è facilissimo fare delle classifiche. È ovvio che un po' la mia carriera, diciamo, se dovessi fare una foto e fermare in una istantanea un momento della mia carriera, è la finale di Coppa delle Coppe, Wembley, dove fra l'altro ho fatto anche gol, e il fatto di fare quella scalinata, di alzare la coppa, cioè tutta una serie di cose che ho fatto che immaginavo fin da piccolo, che non pensavo si potessero realizzare, e quindi credo che lì c'era proprio c'erano tutti gli elementi al posto giusto, nel senso che Wembley era a quei tempi lo stadio più ambito da qualsiasi calciatore, una finale di Coppa Europea, fare gol da capitano, e poi quella sera ci diede anche la dimensione di quello che avevamo fatto partendo da un dato. Cioè noi 2 o 3 anni prima giocavamo al Tardini davanti a 4-5 mila spettatori. A Wembley c'erano 16 mila parmigiani, anche perché una comunità di parmensi vive a Londra, però cioè, vedere tanta gente che ci aveva seguito fin là, lì capimmo veramente che stava succedendo qualcosa di storico. Allora, ti chiede Paolo Mazzieri, qual è stato secondo te il valore aggiunto a quel Parma fantastico, a parte il gruppo, e qui mi riallaccio anche il discorso che ho fatto prima con Arrigo a proposito del grande Milan, per dare qualche suggerimento a chi ci sta ascoltando e al nostro paese per superare questo momento di grande difficoltà, perché quando si vince con una squadra e si vince qualcosa di importante, si superano dei momenti di difficoltà. Sicuramente, io credo che quella squadra è stato il frutto di un lavoro certosino, perché si è creato un gruppo che non è nato improvvisamente, ma era frutto del lavoro di 2 o 3 anni. Poi dopo, quando siamo andati in Serie A, c'è avuta la competenza, ecco, secondo me una caratteristica che dovranno avere le persone che poi ci dovranno accompagnare fuori da questa situazione, competenza, e ci dobbiamo fidare e avere fiducia di quelli che conoscono la materia, e noi in quel Parma particolare ci furono dei dirigenti molto, molto bravi che capirono come andava costruita la squadra, inserendo ogni anno qualche giocatore senza stravolgere gli equilibri, perché una squadra è fatta di equilibri molto fini, molto sottili, che vanno sempre tenuti a mente in maniera preponderante, e poi piano piano aggiungere la qualità, l'esperienza, a seconda anche degli obiettivi che di mano in mano ci davamo. Quindi negli anni a quel gruppo si sono aggiunti giocatori, parlo di Zola, parlo di Dino Baggio, parlo di Aspriglia, parlo di Fernando Couto, Sensini, e quindi è stato un crescendo continuo, grazie, ripeto, all'abilità e alla competenza dei dirigenti. Ti faccio un esempio: noi dopo il mondiale del 94 tornammo a fare la preparazione, che durò 10 giorni, perché in 13 avevamo fatto il mondiale quell'anno lì, quindi noi non preparammo bene la stagione, però facemmo prima, vincemmo la Coppa UEFA finale con la Juve, perdemmo la Coppa Italia finale con la Juve, e arrivamo secondi in campionato finale nel duello con la Juve. Però a Parma erano abituati bene, perché venivamo da 3 finali europee, e quindi un po' l'umore era: ma dobbiamo vincere lo scudetto. E quindi ci furono delle pressioni per cercare di stravolgere ancora questa squadra. E in quell'anno, se ti ricordi, arrivò Stoichkov, capocannoniere, pallone d'oro, capocannoniere del mondiale, mentre Pastorello, che
aveva conoscenza del nostro gruppo, di quello che serviva, aveva comprato, se avesse avuto lui mano libera, solo due giocatori, due ragazzi da inserire. Uno era Paolo Cannavaro e l'altro era Filippo Inzaghi. Invece, nel voler fare il passo più lungo della gamba, stravolgemmo un po' la rosa, si crearono dei dualismi pericolosi, quello che dicevamo prima, il gruppo soffrì un po' alcuni equilibri che vennero meno, e quell'anno lì non vincemmo nulla, arrivammo ai quarti di Coppa delle Coppe, però lì capimmo che era il momento di cambiare, che un ciclo era finito. Ti faccio altre due domande, preparati che l'ultima, visto che sei molto allenato, devi dire la verità, innanzitutto ti continuano a fare complimenti, amplificano quello che io ho detto all'inizio, ho detto è molto bravo, quindi non è, bravo è poco, sei qualcosa di più, è vero, sei qualcosa di più. Quanto sei triste a vedere che non si gioca a pallone? Ma molto, nel senso che non tanto non vederlo adesso, perché ancora io non ci vedo un domani, nel senso che non credo che sia scontato che torneremo presto a rivedere le partite, ma soprattutto a rivederle col pubblico, con l'atmosfera, col clima al quale eravamo abituati. E quindi in questo momento sono piuttosto preoccupato, proprio perché dobbiamo cercare di uscire da questa situazione nella maniera migliore, però io credo che il calcio debba anche avere rispetto di quella che è la situazione nazionale, quindi ci sono tante famiglie che hanno perso delle persone, tante città che sono veramente piegate in due, e quindi anche pensare a dover ritornare a giocare, a festeggiare un gol, in questo momento non è facile trovare trovare il motivo giusto. Io credo che invece questa potrebbe essere un'occasione, perché bisogna sempre cercare di guardare anche gli aspetti positivi da una situazione difficile. Di solito si dice dalle sconfitte, dalle difficoltà, poi se ne deve uscire migliori e trovare anche un aspetto positivo. E secondo me il calcio potrebbe in questo momento di pausa fare una grande riflessione, coinvolgendo tutte le componenti, per ridisegnare un futuro, perché il calcio, sentiamo dire che se non riparte subito sarà messo in ginocchio, però era già una situazione, quella del nostro mondo, piuttosto difficile, complicata, con tante situazioni da sistemare, e quindi questo potrebbe veramente essere un momento per tirare una riga, ridisegnare un futuro con nuove regole, cercando, ripeto, di coinvolgere tutte le componenti, quindi società, club, leghe, federazioni, ma anche giocatori, allenatori, il mondo arbitrale. Allora, è certo che se si torna a giocare, noi ci auguriamo che si torni a giocare, perché vorrebbe dire che ci stiamo un po' avviando verso la normalità della nostra esistenza, ne abbiamo tutti voglia e bisogno, ci dovrebbe rientrare realisticamente inizio di giugno e tassativamente a porte chiuse, poi insomma dopo si vedrà quello che accadrà. Allora, adesso imperversa Cristiano Ronaldo nella sua living room, ha fatto un club dove fa la prova degli addominali. Ho guardato, il suo record è 142, ripeto, mi scappava da ridere, scusa, io le faccio in un anno, lui le ha fatte in 45 secondi. Tu quante ripetute fai in 45 secondi, Lorenzo, visto che sei straallenato? Ma no, sono allenato, ma non nella maniera giusta. Io faccio cose un po' più tranquille, corro a andatura lenta, faccio yoga, quindi non. Fai yoga? Non, sì, devo dire che sono già 4-5 anni, ma ho trovato la mia giusta dimensione con questa attività, proprio perché ti permette di star bene e anche di conoscerti meglio, di conoscere meglio il tuo corpo, di poter dialogare col corpo nella maniera migliore. Cerchiamo di riscoprire veramente, stando a casa, quelli che sono i valori importanti, quindi godiamoci anche, ripeto, cerchiamo di trovare aspetti positivi, quindi godiamoci la famiglia, godiamoci le persone che magari non riusciamo sempre ad avere accanto, o perlomeno cerchiamo di avere dei rapporti diversi. E tra di noi, mantenendo dei contatti anche se a distanza.